a lui. Vi volevo dire, perché alcune persone me l'hanno chiesto, voi sapete che noi tutti gli anni facciamo il DVD della regia, poi se qualcuno lo vuole lo prende. In quella DVD quest'anno metteremo anche la commemorazione di Don Vincenzo, quindi le foto che appartengono a lui, per il suo ricordo. Allora, vi leggo, adesso stiamo per dare inizio alla nostra rappresentazione teatrale, che quest'anno ha per titolo Amore e Polenta, Navalny e Firenze. La commedia, che è di Edoardo Scarpetta, è ambientata nel primo Novecento. Felice, un giovane che vive di espedienti, sta per sposare Rita, figlia di un ricco commerciante di Aversa. La mattina del giorno delle nozze, nei pressi del bosco di Capo di Chino, il cavallo del promesso sposo mangia il cappello di paglia di Firenze di una giovane Elena che si era appartata su una panchina in compagnia dell'amante Cesare. Disgraziatamente la bella Elena è sposata con un uomo sospettoso e geloso, Procopio, e non può rientrare a casa senza il cappello. Da questo momento Felice è tormentato da Cesare, che pretende che trovi al più presto un cappello di paglia di Firenze, identico a quello rovinato dal cavallo, e minaccia addirittura di ucciderlo. Comincia così per Felice una corsa folle attraverso tutta Napoli. Insperato e imprevisto giungerà il lieto fine, che non mi pare opportuno svelarvi adesso. I personaggi e gli interpreti sono Felice Ciosciamocca, Simone Grosso, Don Alonso Procolone, Raffaele Roberto, stanno battendo la sorella, Don Procolone. Don Procopio Pagnotta, Raffaele Ganzerano, Don Mimì Fallanchina, Francesco Saldutti, Cesare, Angelo Maiorano, Cavaliere Frugoli, Andrea Saldutti, Michele, Vincenzo Schiavone, Ignazio, Antonio Felice Nigro, Papele, Michele Della Vecchia, Don Peppe, Alessandro Marsico, Tappezziere, Leopoldo Santoro, Angelica Celeste Ricciardi, Rita figlia di Alonso Piera di Minico, Elena Michela Cieli, Elvira Gilda Vigilante, Bettina Francesca Nigro. Prima di dare inizio alla rappresentazione è doveroso da parte mia e del nostro parroco Don Enzo ringraziare per il supporto offerto per i lavori di ristrutturazione di questa sala teatrale il sindaco, dottor Generoso Cresta, e l'amministrazione comunale tutta, compresi i dipendenti. Leopoldo Santoro, Massimiliano Palma, Franco Sicuranza, Deborah Salvatico e Teodoro Rosalia, nonché alcuni ragazzi del nostro stesso gruppo teatrale, che si sono improvvisati valenti pittori. Un ringraziamento va anche alla famiglia Santoro e ad Angelo Sicuranza, che non hanno timore alcuno ad offrirci l'utilizzo dei loro preziosi mobili. Per ultimo, un ringraziamento speciale va a tutti i miei ragazzi per aver manifestato sempre un encomiabile, diciamo quasi sempre, un encomiabile senso del dovere di sacrificio. Nonché un crescente entusiasmo nel portare a termine il progetto teatrale, nonostante le non poche difficoltà che si sono presentate nel corso dei mesi. Ma essere qui stasera insieme a voi e sotto gli occhi attenti e severi di Don Vincenzo mi rende, anzi ci rende, ancora più orgogliosi e sicuri nel continuare a portare avanti con gioia e serenità questa nostra attività. E per concludere desidero, nel ringraziare voi qui presenti, invitarvi ad accogliere ancora una volta questi ragazzi con la consueta simpatia
e non facendo mancare loro il calore dei vostri applausi. Buon divertimento.